stato un grosso salto indietro, un grosso aprire la strada a contenziosi infiniti, un grosso aprire la strada anche a eventuali situazioni di instabilità per il prossimo campionato. Rimandare i problemi non significa risolverli e la posizione dell'Asso Calciatori dopo il via libera del Consiglio federale della FIGC alle nuove norme sulle licenze nazionali. Il consigliere Danilo Coppola ribadisce a Telesveva la linea del presidente Damiano Tommasi con una modifica contestata su tutte, quella che rende sufficiente ai fini ammissivi per le società entro la seconda metà di agosto il pagamento degli stipendi scaduti al 31 maggio. Capiamo certamente che non è il momento di inserire dei criteri talmente rigidi da cacciare via anche le persone che hanno dimostrato serietà, però un briciolo di buonsenso ci vuole perché dobbiamo evitare che tornino nel calcio le persone che non fanno bene al calcio. Il rischio paventato dall'AIC è che basti una mensilità pagata da marzo ad agosto per permettere l'iscrizione a un club, un sostegno che da un lato soccorre club costretti a giocare a porte chiuse con molti sponsor che hanno voltato le spalle, ma dall'altro mette a rischio un'intera categoria professionale, compresi i calciatori dilettanti. Il fatto di aver arrestato la stagione sportiva dei dilettanti non significa non dover più affrontare il problema di circa 4.000 tesserati, 4.000 persone tra allenatori e giocatori che sono dei professionisti di fatto, cioè svolgono quella attività prendendo dei rimborsi spese, ma fanno di quei rimborsi spese la loro principale entrata. Le norme del governo, fa notare l'Asso Calciatori, consentono alle società di pagare il netto e non il lordo. In caso di contenzioso, con molte realtà non intenzionate a pagare marzo e aprile per il lockdown, per l'iscrizione ai prossimi campionati basterebbe di fatto pagare solo il netto di maggio. Una norma giudicata irricevibile, ma che non porterà almeno per ora allo sciopero. Lo sciopero è una delle armi che va usato con cautela e deve essere l'ultima arma possibile e immaginabile di manifestazione del malcontento che deve essere usata perché porta a dei disagi pazzeschi. Oggi il sistema avrebbe bisogno di una ripresa, ma perché in funzione, in chiave futura, non avere una ripresa del calcio significa un disastro anche per l'Italia intera. La preoccupazione va oltre la stagione 2019-2020 e guarda al futuro prossimo con un calcio lontano dalle gabbie dorate della Serie A che dovrà imparare giocoforza a convivere con il virus. A luglio ci dovrebbero essere dei protocolli talmente diversi da quelli previsti per giugno e permettere a tutte le società di qualsiasi livello di poter far calcio.